Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video Blu Profondo Blu. Ragazzi, iscrivetevi al canale e lasciate un like. E attivate la campanella se non l'avete ancora fatto. Vi dobbiamo dire una cosa, ci siamo accorti che nel video di ieri quando io ho detto, cioè, ironico, ho detto se ci mettiamo un leone, mia sorella ha detto diventa medio. Ma lei si è sbagliata, intendeva dire lo scalare e ha detto lo squaletto, quindi perdonateci se magari avete capito che noi, cioè in realtà ho sbagliato anch'io a dire leone, però vabbè, scusate. Comunque, oggi parleremo delle nostre vasche, i nostri aggiornamenti. Allora, gli aggiornamenti della nostra boccia sono che i pesciolini stanno bene, stanno crescendo a vista d'occhio e soprattutto... E nell'altro video comunque non vi avevamo fatto vedere tutte le sue cose. Sì, ci siamo. Ve le facciamo vedere. È che era sera davvero tardi e quindi eravamo un po' stanchi e parlavamo un po' così. Comunque, allora, i pesciolini vi volevo intanto far notare la loro colorazione, che è davvero bella perché è un nero arancione con... E se volete vi potrei far vedere che oggi stamattina lo mangiavano dalle mani. Sì. Io posso darglielo? Facciamo che glielo diamo stasera, sì. E su Instagram postiamo il video perché okay, cioè, ci ha detto okay. Il venditore che loro si ingozzano troppo. E voi giustamente mi chiederete, ma gli altri vostri pesci tropicali, ma mica l'abbiamo abbandonati, ve li faremo vedere oggi. Però volevamo anche un po' aggiornarvi su di loro, essendo che sono nuovi, magari volevate un po' sapere un po' di più. Comunque, questo è il mangime dei pesci. Sì, questo qua è il goldfish. E vi volevo far vedere com'è. Leggiamo le istruzioni. Sì. Vabbè, il dentro è, insomma, ve lo faccio vedere io. Fatto così. Ok, come vedete. Non si vede perché è un po' buio. È un cibo abbastanza. Aspetta, facciamo meglio. Scusate ragazzi che ve lo volevamo far vedere. Sì, è vero. Accendiamo questa luce. Ok, come vedete, è questi tipo... Pallini, non so. Sì. Adesso, aspettate, non chiudere la luce. Ok. Ecco, perfetto, quelli lì. E secondo me li consiglio molto perché vedo che i pesci impazziscono per quelli, perché gli piacciono davvero e tanto. E poi la chiusura è questa qua, è fatta così, molto carina. Sì. E abbiamo anche questo qua, che io non gliel'ho mai dato. No, ma manco io, perché questo cibo qua, in poche parole... È molto grosso. Sì, è molto grosso e abbiamo paura che... E poi come ingredienti il goldfish della tetra è molto meglio. Sì, leggiamo... è fatto per loro. Sì. Questo invece è bello. Leggiamo un po' meglio cosa dice. Allora... Allora, dice che... è un po' piccola la scrittura. È un mangime con vitamine e fa molto bene per la salute. Questo dice mangime composto in scaglie per pesci. Sì. Ecco ragazzi, anche questa cosa qua vi volevo dire. Pregiati. In poche parole, ecco, i cibi solitamente il venditore, soprattutto professionali, vi diranno anche se voi volete dare da mangiare ai vostri pesci roba più carnivora, roba meno carnivora. Io carnivora non gliela do, o forse meglio gliela do poca, perché quando gli dai il mangime carnivoro, appena ci butti un pesciolino magari un po' più piccolo, se lo sbranano. Quindi vendono anche delle svizzerine, proprio per loro, però ragazzi non le consiglio perché costano un mucchio di soldi e soprattutto dipende anche dal pesce, se tende a essere un pesce che mangia più mangime in scatola o più mangime tipo svizzere così. Comunque in questo qua c'è scritto mangime composto in scaglie per pesci rossi, pregiati e comuni. Sì. Quindi, vabbè, ovviamente voi mi avete chiesto, sì, ma a te ci avevi detto che ci facevi un riassunto di tutti i pesci. Di come si fa un acquario dall'inizio alla fine, come allestirle tutta. Io vi consiglio di andarmi a seguire su Instagram, dove lì parlerò e farò dirette di questo genere qua, come si allestisce un acquario e tutto. No, ho deciso di non fare su YouTube perché sennò il mio canale sarebbe davvero troppo pieno di troppi video e per dividere un po'. Ovviamente le live io le faccio su Instagram, quindi io faccio dirette su Instagram,
I pesci stanno molto bene, come ho già detto, sono molto sani, non vedo che vivono male nella boccia, mi sembra che vivono molto bene, non girano rotondamente, non fanno il giro tondo. E ora direi di andare a vedere l'altra vasca, la vasca di pesci tropicali d'acqua dolce. Ok, andiamo. Eccoli, quelli erano i nostri pesci d'acqua dolce tropicali. Non ve l'abbiamo fatti vedere tanto perché precisamente lì c'era nostra madre, nostro padre, nostro zio, nostro nonno, e stava un po' male, ecco. Sì, vabbè, c'erano... stare lì a parlare tutto che stavano vedendo. Sì, c'erano i nostri. Quindi vi dico buon Natale a tutti, perché non farò video perché oggi è il 20, ragazzi. Sì, quindi ragazzi, buon Natale. E, comunque questo è il nostro ultimo regalo, sì, regalo. È il nostro ultimo video. Sì. Qua, e poi vi faremo vedere tante cose su Instagram perché tra un po' è Natale, quindi. Sì, quindi qua non metteremo più video fino a dopo il 25. Comunque i pesciolini stanno bene, anche quelli d'acqua dolce. Se non vi ho inquadrato il pesce tropicale scuro è perché precisamente era nascosto. Pesciolini, state bene, buon Natale anche a voi, e buon Natale. E i pesciolini d'acqua dolce tropicali stanno bene. Di sicuro su Instagram posterò dirette dove ve lo inquadro per mezz'ora, ma... Ok, quindi ciao ragazzi!